Togliamo perciò via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché voi siete azimi in Cristo. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né col lievito di malizia e di perversità, ma negli azimi di sincerità e di verità. Sono le parole dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Cristo è risorto. Cristo, nostra Pasqua, è con noi. E noi insieme con Lui celebriamo il passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, il passaggio dalla vita di peccato alla vita di grazia, il passaggio dalla vita in noi alla vita in Lui. E tutto questo comporta una purificazione profonda di tutto ciò che è insincerità in noi, tutto ciò che è menzogna, tutto ciò che è odio, rancore, peccato. Ecco perché all'inizio di questa celebrazione noi invochiamo il Signore Gesù, Lui che è verità per noi, sincerità per noi, Lui che è grazia per noi, Lui che è purificazione per noi, Lui che è vita per noi, di immergerci in sé, di rinnovarci in modo che possiamo emergere in Lui creature nuove. Sì, o Signore Gesù, noi chiediamo in questo momento il tuo Spirito, perché si rinnovi in noi la tua resurrezione. Invochiamo il tuo Spirito, perché quello Spirito che ha risuscitato te dai morti ci risusciti dal nostro vecchio uomo e ci faccia vivere la tua vita, purificandoci nella mente e nel cuore dei nostri peccati, togliendo in noi l'abito della morte e ridonandoci l'abito bianco della vita. Oggi è la festa dei bianchi, cioè del sabato in albis. Oggi vestiamo ancora di bianco, ricordando la grazia di Dio che ci è stata donata. Riviviamo questa festa, mettendoci la veste bianca della grazia e smettendo ancora una volta l'abito vecchio, l'abito della malizia e dell'insincerità. Yeah.
Spirito del Dio vivente, scendi su di noi. Scendi su di noi. Scendi nelle mie menti e porta la luce, porta la porta nuova nel mio cuore. Lo Spirito del Dio vivente porta la vita, la salute nel mio corpo. Spirito del Dio vivente, il mio peccato, libera da tutte le malattie, da tutte le infermità, fammi una creatura nuova, Spirito del Dio vivente. Tutti insieme cantiamo a Lui, è risorto in mezzo a noi. Tocca Spirito di Dio, tocca i nostri cuori, le nostre menti, esprime la gioia dei risorti. Spirito di Dio, apri i nostri sepolcri, perché tutti veniamo incontro a Cristo. Pioggia divina, rugiada luminosa, scenda la tua acqua a irrorare questi figli nati dalla luce. Urinianu, chimoniano. Chi ha sete venga e beva da me, dice il Signore. Hai fatto un segno della tua bontà, attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù, nel deserto hai fatto scaturire una sorgente di acqua nuova per saziare la sua sete, con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi stipulare con i tuoi figli, infine nell'acqua del Giordano santificato dal Cristo, ha inaugurato il sacramento della rinascita che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta,
il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli risorti, battezzati e illuminati nella Pasqua del Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore, benedici questo sale. Tu hai comandato al profeta Eliseo di mettere il sale nell'acqua perché venisse risanata la serietà dell'acqua. Degno del Signore per questo doppio segno di purificazione, di purificarci da ogni macchia e di rilevare in noi l'immagine tua. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, alleluia. A quanto giungerà quest'acqua, porterà salvezza e tutti canteranno, alleluia, alleluia. Verso gloria a te, o Signore. Gloria a te, Signore. O Cristo, che dal petto squarciato sulla croce hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza, gloria a te, o Signore. O Spirito Santo, che dal grembo benedetto della Chiesa ci hai fatto rinascere come creature nuove, gloria a te, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, nel giorno memoriale della risurrezione, benedici il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua e del battesimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Un momento. Preghiamo un momentino in silenzio, perché la grazia dello Spirito scende dentro di noi, perché gorgogli dentro di noi il canto nuovo, il canto della gioia. Un momentino di silenzio perché lo Spirito Santo determina in noi il canto nuovo e noi tutti possiamo cantare il gloria al Signore per la vita nuova che ci ha donato. Vi ho dato il comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, ma voi non potete osservare questo comandamento e vivere l'amore senza il mio Spirito. Per questo io pregherò il Padre, ed egli vi darà l'altro Consolatore, perché rimango con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché io ve l'ho dato. Egli dimora dentro di voi e sarà con voi, e voi potete osservare il mio comandamento: amatevi gli uni gli altri nello Spirito Santo e sarete i miei discepoli. Grazie Signore, perché tu ci hai dato il tuo Spirito, ci hai messo così in condizione di amarci gli uni gli altri e di restare nell'amore, fratelli e sorelle. Questo è il comandamento del Signore: rimanere nel suo amore. Questa è la vita, che noi ci amiamo gli uni gli altri. Chi non ama nella morte. Se volete vivere israeliti, amatevi gli uni gli altri in quello spirito che io vi ho donato. E la vita che germoglia sulla morte, lasciata la morte, lasciate i vostri sepolcri, lasciate tutte le vostre miserie, voi siete figli della vita, vivete, amatevi gli uni gli altri come il Padre ha amato me e io ho amato voi, e vivrete. Grazie Signore. Preghiamo. O Padre, che nella tua immensa bontà estende a tutti i popoli il dono della fede, guarda i tuoi figli di elezione, guarda questa assemblea di credenti nel tuo figlio diretto, perché esterinati nel battesimo
ricevono la veste candida della vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni i principi dei sacerdoti e gli anziani, vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e considerando che erano senza istruzione e popolani, rimanevano stupefatti, riconoscendoli per coloro che erano stati con Gesù. Quando poi videro in piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa rispondere. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che dobbiamo fare a questi uomini? Un miracolo evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché la cosa non si divulghi più tra il popolo, diffidiamoli dal parlare più ad alcuno in nome di lui. E richiamateli, ordinarono loro di non parlare assolutamente né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando motivi per punirli, li rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio nell'accaduto. È parola di Dio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo,
ed era stato visto da lei. Non vollero credere. Dopo ciò apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Parola del Signore. Gloria a Dio. La festa della luce è la festa del Signore che si impone sulle tenebre e annunzia la verità, si impone sulla morte e annunzia la vita per tutti. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questo è il comando del Signore. Predicate con la vostra vita che Cristo è risorto. Fratelli e sorelle, noi siamo gli annunciatori della resurrezione di Cristo. Con la nostra vita noi siamo la lettera scritta dal Padre agli uomini. In noi bisogna vedere Cristo, cioè gli uomini devono poter leggere Cristo risorto. Perché questo è il messaggio che il Padre ha inviato agli uomini. Ognuno di noi è una lettera di Cristo, la lettera scritta dal Padre con lo stile dello Spirito, per dire che Cristo è risorto ed è risorto in noi, e noi l'annunziamo con la nostra parola e la nostra vita. Questa è la vera predicazione a tutte le creature del cosmo, alle creature che noi vediamo, alle creature umane come noi, ma a tutte le creature del mondo, a tutto il cosmo, perché Cristo è risuscitato come principio di vita per tutto quanto l'universo, e noi siamo i predicatori alle creature dell'universo che Cristo, il loro centro vitale, è risorto. E tutti gli uomini e tutti gli esseri sono chiamati alla redenzione e al rinnovamento che avviene appunto in questo principio vitale, Cristo Gesù. Tutta la creazione aspetta, ha aspettato questo momento, e il momento è venuto. Il dado è già stato gettato, la semente è stata gettata della nuova rinascita di tutta la creazione in Cristo Signore, e noi siamo i testimoni vivi di questa operazione divina operata in noi da Dio Padre Onnipotente in Cristo Gesù. Questo è il giorno fatto del Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Ma se noi presentiamo un volto di morte,
se noi presentiamo abiti vecchi, dov'è questa lettera scritta dal padre? Se i nostri vestiti sono stracciati e non sono la tunica consutile di Cristo, se il nostro volto è sfigurato, dov'è questa lettera scritta agli uomini dal padre? Dov'è il nostro volto raggiante della luce del risorto? Dov'è la nostra resurrezione? Ecco allora l'invito a riprendere forza, vita da Cristo Signore, per fare risplendere sul nostro volto la sua resurrezione. Ecco l'invito a camminare per le vie del mondo, lasciando alle nostre spalle le miserie. Ecco, fratelli e sorelle, Maria di Magdala, la bella di Cristo, perché ha cacciato da lei 7 demoni. Colei che era la donna più brutta, perché aveva 7 demoni, è diventata nelle mani di Cristo la bella dello Spirito ed è la prima ad annunziare a tutti che Cristo è risorto. Ecco, gli altri apostoli che sono attorno a Gesù, i quali prima erano paurosi di essere davanti al Sinedrio, si presentano dicendo: noi non possiamo tacere, noi quello che abbiamo visto, quello che abbiamo operato nel nome di Cristo, dobbiamo annunziarlo, e inutilmente voi ci proibite di parlare di Lui. Noi parleremo con franchezza, bastonateci pure, metteteci in prigione, noi siamo l'annuncio di Cristo. Cristo è risorto, Cristo è venuto, Cristo è Dio. Ecco la trasformazione, una trasformazione anche nella folla. La folla che prima aveva gridato crocifige, crocifige, adesso diventa garanzia per gli apostoli. Il Sinedrio trema davanti alla folla. Quella folla che aveva obbedito a loro adesso si ribella. E quella folla acclama gli apostoli e fa paura al Sinedrio, che ha le mani legate, perché per paura della folla non può bastonare, non può imprigionare gli apostoli. È la trasformazione dello Spirito. Lo Spirito trasforma, è lo Spirito di Cristo. E se noi non siamo trasformati, questo Spirito di Cristo non ha operato in noi. Figli miei, se non si vede nel vostro volto la resurrezione di Gesù, noi per conto nostro non possiamo annunciare al mondo che Egli è risorto. Se i nostri gruppi hanno le vesti stracciate, non la tunica inconsutile di Cristo, non possiamo presentarci al mondo, non possiamo essere annunciatori della vita nuova. Ecco allora la nostra responsabilità oggi. Oggi abbiamo vestito di bianco. Oggi è il sabato in albis e domani la domenica in albis, cioè il vestito bianco. I cristiani per 8 giorni vestivano di bianco. Non si lavorava per 8 giorni, si faceva festa, era la settimana di Pasqua, si faceva festa, tutti vestiti di bianco camminavano per annunciare che c'era ormai una vita nuova. Noi abbiamo dimenticato tutto questo. Un cristianesimo così addomesticato, addormentato, mondanizzato. Le vesti bianche, fratelli e sorelle, le vesti bianche per annunziare a tutti che Cristo è risorto, che una nuova vita è germogliata in noi, che sul peccato si è innestata la grazia, che sulla morte si è innestata la vita, che sul volto di morte
c'è il volto della resurrezione, che sull'uomo vecchio c'è l'uomo nuovo, Cristo Signore. Questo è il grande annunzio che dobbiamo dare al mondo. Questo è l'annunzio che i nostri gruppi devono dare agli uomini. Non addormentiamoci, svegliamoci, sveglia tutto che dormi, Cristo ti illumina, annuncia a tutti gli uomini che Cristo è risorto in te e dovrà risorgere in tutti. Questo è l'annunzio della resurrezione, fratelli e sorelle, che noi abbiamo dimenticato, che noi più non riviviamo, ma questa mattina il Signore ci richiama e ci dice: popolo mio, perché non ti sei vestito di bianco? Perché non annunzi che io sono il risorto? Popolo mio, che io ho redento con il mio sangue, dov'è la tua gioia? Dov'è la novità della vita? Non hai più la gioia, non hai più la pace, non hai più la vita, non annunzi ormai a nessuno. Tu non sei annunziatore della mia resurrezione, mentre io ti ho costituito annunziatore della mia resurrezione. Tu avevi il peccato dentro di te, tu eri Maria Maddalena con 7 demoni addosso, e io ti ho liberato. Tu eri come Pietro, tu eri come gli apostoli che sono fuggiti, tu eri come tanti che si erano abbattuti, tu eri come quello sciancato alla porta bella, ed io ti ho risuscitato, ti ho dato la vita, ti ho fatto bello. Annunzia, annunzia a tutti quello che io ho fatto per te, annunzia a tutti che io sono il Signore, l'unico Signore. Sveglia i tuoi fratelli, annunzia a tutti che la resurrezione è per tutti, perché Cristo è risuscitato per tutti. Questo è il nostro compito personale, il nostro compito di gruppo, il nostro compito di rinnovamento dello Spirito. Questa è la voce che lo Spirito grida alla Chiesa. Ascoltiamo la voce dello Spirito, quello che lo Spirito dice alle chiese d'Italia, alle chiese del mondo, alle chiese cristiane. Annunciate Gesù, perché il mondo ha bisogno di Gesù, ha bisogno di vedere il risorto, di avere gli occhi folgoranti di vita, perché c'è anelito di vita in tutti, ma tutti non sanno vedere dove è la fonte della vita, che è soltanto in Cristo Signore. Costui il Padre ha stabilito nel mondo perché fosse la sorgente della vita. Credete in Cristo e vivrete. Emilia Shanakatea, Everkin tu, Tanaya Koa, Marakinia Kereverentia Nokia Nasha, Shurimintia Nako, Militifia Stanaka Erde tu, Merekitia Noshinao Atinto. Oggi si è ascoltata la voce del Figlio di Dio, voi che ancora siete nei sepolcri uscite, voi che ancora giacete nelle vostre miserie, rialzatevi. Voi che ancora dubitate, credete e annunziate a tutti. Fratelli e sorelle, i sepolcri sono aperti, le prigioni si sono aperte, e c'è questa parola del Signore: uscite, uscite. E quanti voi siete nelle tenebre, venite fuori incontro a Cristo Signore. Alleluia. Alleluia. Signore, questa è la parola d'ordine che tu dai a tutti: uscite incontro a Cristo Signore. Io sono il liberatore, colui che vi ha liberato dalla morte, colui che vi risuscita dai vostri sepolcri. Uscite incontro a me, sono io che apro le vostre prigioni, le prigioni del peccato, le prigioni della miseria. Uscite, venite incontro a me, io vi abbraccio, io sono la vita. Gioite e dimenticate il passato.
ormai la nuova vita è risorta in voi, la vita del risorto che sono io. Alleluia! Con potenza risuscitò, con potenza risuscitò, con potenza risuscitò. Insieme con potenza risuscitò, con potenza risuscitò, con potenza risuscitò. Ecco, io vengo incontro a voi, vi do il mio pane, il pane della gioia. Mangiate questa mattina un poco del mio pane e ridete davanti a me, è il pane della vita, della gioia e della pace. Mangiate il mio pane, bevete il mio vino. E adesso io ho preparato il mio pane per i bugiaschi e la mia acqua per gli assetati che camminano nel deserto. Lasciate che il mio pane sia dato ai bugiaschi e la mia acqua agli assetati. Portate ai bugiaschi il mio pane, agli assetati la mia acqua. Pregate. Signore, ti presentiamo tutte queste care persone, li mettiamo su questo altare, ci ridomandiamo la guarigione, la liberazione, la consolazione. Oggi è giornata di grazia per tutti. Intanto, Signore, nel tuo nome diciamo ad una febbre persistente da tanto tempo, la sgridiamo davanti a te e domandiamo a te di comandare a questa febbre di allontanarsi da questa creatura. Stiamo sicuri, Signore, che il tuo comando raggiunge in questo momento questa creatura e la febbre se ne andrà. E per questo noi ti diciamo grazie, Signore Gesù. Signore Gesù, che guarisci anche i tumori, noi nel tuo nome diciamo a due tumori di fermarsi, perché l'ordine è tuo ed essi si fermeranno. Ed è per questo, Signore, che noi ti ringraziamo. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per quello che tu stai operando in diversi organi, allo stomaco, alle gambe, ai reni, al fegato, alla testa. O Signore Gesù, sei tu che stai operando in questo giorno, perché è giorno di grazia, e noi ti ringraziamo per tutte queste persone beneficate. Ti ringraziamo perché tu stai sciogliendo il ghiaccio di un cuore. Ti ringraziamo perché tu stai sciogliendo diverse catene. Ed un uomo prigioniero, tu dici, esci, sono io che ti conduco fuori. Non temere nessuno. Cammina a testa alta
perché io sono il Signore che ti conduco. Grazie, Signore, per tutte le altre guarigioni che stai operando nello spirito. Grazie di una liberazione. Grazie anche di due cisti che se scompariscono oggi stesso. E ti benediciamo e ti ringraziamo. E invitiamo le persone che hanno avuto qualche beneficio, o agli occhi, o alle orecchie, o alle gambe, o che si sentono toccate in questo momento dal Signore, di ringraziare Lui, di benedire Lui ed eventualmente di testimoniare alla fine della messa. Alleluia. Alleluia. Se c'è qualche persona, si prepari a testimoniare dopo. Intanto c'è una persona che ringrazia il Signore perché il tumore non c'è più, e soltanto al posto del tumore c'è una piccola ciste. Ringraziamo il Signore, anche questa scomparisce. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, e Lui, il vero agnello, ci ha tolto i peccati del mondo, e Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Lode e gloria al Signore, che salva me del cadere. Alleluia, alleluia, mi devi gridare.
mistero della fede. Passiamo alla gloria, Signore, proclamiamo la Chiesa della gloria. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Signore, ricordati di noi in questo giorno in cui la Vergine Maria ha gioito con noi per la tua resurrezione, in questo giorno glorioso della tua resurrezione nella realtà del tuo corpo. Rinnovi in noi lo spirito della resurrezione e rendici degni della vita eterna. Te lo domandiamo per Cristo, nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Papà del cielo, che gioisce quando vedi sue figlie attorno all'unigenito, gioisce quando vede che tutti i suoi figli si cibano dalla carne risorta dell'unigenito e hanno in lui la vita. Gridiamo a questo Padre tutta la nostra gioia e gratitudine. Signore Gesù, tua è la gloria, l'onore e la benedizione. Siedi in mezzo a noi, Signore Gesù, questa sera, come sedevi in mezzo alla folla, come sedevi in mezzo agli apostoli, come sedevi in mezzo ai discepoli. Siedi in mezzo a noi, Signore Gesù. Tu soltanto sei la vita. Tu dicevi: io sono la via, la verità è la vita. Fuori di te non c'è via, noi restiamo smarriti per le vie di questo mondo. Tu sei l'unica via santa che conduce alla salvezza. Oh Gesù, tu sei la via che conduce dalla terra al cielo. Ti chiediamo di imboccare questa via per non andare smarriti. Signore, tu sei la verità che rende liberi, la verità che ci fa vedere come tutte le cose sono maya, sono apparenza, sono seduzione, non sono la realtà che noi cerchiamo. Tu solo sei la verità. Signore, vogliamo aderire alla verità, essere nella verità, per essere liberi da tutte le furbizie del diavolo, da tutti gli inganni del maligno, da tutto ciò che è apparenza. Noi vogliamo essere nella verità e darci la tua vita, quella vita che il Padre ti ha dato. Dalla anche a noi, perché anche noi viviamo. Fuori di te c'è la morte, Gesù, ma in te c'è la vita, unicamente in te c'è la vita.
e noi crediamo alla tua parola, e ancora questa sera proclamiamo quello che tu hai detto: io sono la via, la verità e la vita. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ti litica mentira na vena miscira na iularo Muluia nuve murano noie duarono Mialini maranu chimaru iorini maru iore Mialici aranu enuani alaro iemi mialoku Murini munamayu de murayu renusharu Io cambierò la mia dimora nelle dimore degli angeli. Io muterò la vostra sorte se voi credete in me. Io sono il Signore sceso dal cielo che abita in mezzo a voi. Voi mi appartenete, io sono il vostro Dio. Stringete a me pietra viva e vivrete anche voi. Grazie Gesù, perché tu sei la vita. Noi tutti moriamo, siamo nella morte, noi tutti siamo disperati, siamo sviati, noi tutti siamo ingannati, ma tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei disceso in mezzo a noi e noi questa sera ci stringiamo attorno a te. Tu sei intronizzato in mezzo a noi, tu sei il Signore, il Signore, il Signore. Fuori di te non c'è nessuno, fuori di te c'è inganno soltanto, fuori di te c'è la morte, fuori di te c'è la dispersione. Tu sei il centro della vita, Gesù, traici a te e noi staremo con te per sempre. Gesù, 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 vieni in mezzo a noi, noi ti amiamo, noi ti amiamo Gesù, è lo Spirito Santo che ci mette questo amore nel cuore, noi ti amiamo Gesù, lode, gloria, onore, benedizione, a te Signore dei secoli, a te che sei disceso in mezzo a noi, a te che sei il pastore nostro, a te che sei tornato in mezzo al tuo regno e lo raduni da tutte le tue dispersioni, a te che dice eccomi qui, sono io il vostro Dio, se ho nascosto per un momento la mia faccia, adesso io sono qui in mezzo a voi, guardate a me e i vostri volti diventeranno pieni di luce, di gioia. Alleluia. Di Dio dimora in mezzo a noi, adoriamo il Signore. Un atto di fede, Gesù è qui, è vivo, è il vivente in mezzo a noi, guardiamo a Lui, è vivo qua. Gloria a Lui, gloria a Lui, gloria a Lui. Piegate le ginocchia, scalzatevi, levate le scarpe, perché questa terra è santa. Io sono sceso in mezzo a te, io sono il rovetto ardente, io sono Gesù, Gesù il tuo Salvatore. Io separo le tenebre dalla luce, il bene dal male, la morte dalla vita. Aderite a me e sarete nella luce, aderite a me e sarete nella vita. Sono io che separo e unisco a me chi vuole vivere, chi vuole essere nella luce, chi vuole essere salvato.
sono io qui in mezzo a voi. Voi siete i miei privilegiati, ma se voi ve ne andate, io farò sorgere da queste pietre, da questo pavimento, i figli di Dio che mi lodino. E se questi dovessero venir meno, io farò scendere gli angeli del cielo per lodarmi in questo luogo e benedirmi, perché da questo luogo io fondo benedizione sugli uomini. Sì, Signore Gesù, noi siamo qui, ti adoriamo, ti riconosciamo, Signore. Tu anche questa sera fai tanti prodigi e tanti miracoli a questi poca gente che è qui. Tu, Signore, anche questa sera ad aprirsi le gambe ad alcuni di noi, tu tocchi le gambe di tante persone che si raddrizzano, che si sentono vigorose. Io do forza allo stanco, tu dici, e tante persone che erano stanche si sentono rinvigorite. Signore, tu stai toccando tante persone, stai toccando la vescica di una persona, stai toccando il cuore di due persone di 60 anni, il cuore di due persone che balza adesso di giovinezza, il loro cuore, sono due persone toccate dal Signore. Il vostro cuore è guarito perché io l'ho toccato, e con tumore si ferma, e con il rene di una persona che eliminano piccoli calcoli che si sgretolano nella mano del Signore. E noi lodiamo e benediciamo il Signore. Guarisce una bambina di 5 anni, guarisce una donna che da tanto tempo aveva la febbre, non la lasciava più, e la febbre scompare in questo momento. Ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, perché tu opere meraviglie. Tu tocchi alla gola una persona che non poteva più parlare, e adesso parla, e come libera. Signore, tu tocchi la nuca di un'altra persona, tocchi la cervicale di un'altra persona, tocchi il corpo di un'altra persona, in un punto in cui essa si lamentava da tanto tempo. Ti ringraziamo, Signore, perché le mestruazioni che mancavano da 4 mesi sono venute. Ti ringraziamo, Signore, perché c'è una maternità in corso, e la persona accerterà in questi giorni che veramente è madre, che aspettava un bambino e ce l'ha già nel grembo. Ti ringraziamo, Signore, perché un prigioniero viene liberato. Ti ringraziamo, Signore, perché tu stai risollevando le sorti della famiglia. E di tante e tante grazie ti ringraziamo, Signore, in questo momento, perché tu questa sera opere meraviglia. Alleluia. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie. Yarani mayulo kiran yarano Niaru ke malu ashinu stago tiantu koma tu storontalu Nialini maioriano spermu karanu spiro nianu Nialarana ki matasti motizanu yerina iuriano Marucina locamenti ki stago tinasta Malayano akiroro yuru Yuri nu animana karini ma yurera nu shesto takutama Maria ne karaye ni amatia nu storo Tanashute kamuti Se tu credi vedrai la gloria di Dio, toccati i polmoni perché io ti ho guarito.
tocca la tua vescica, io t'ho guarito. Tocca la rotula del detegante, io l'ho toccato. Mi ha dirino mai una e mai una un uscito di mu. Ti ha dirino mai una e non cano mai una e non ro. Sciara mia neghira. Quante volte ho bussato il tuo cuore e tu non hai sentito. Adesso il tuo cuore balza nel tuo petto, sono io che ti chiamo. Vieni, vieni a me, prima che sia troppo tardi. A te parlo, donna, che ascolti in questo momento il mio messaggio. Moriniano chi manto di nana cuiorina nu, naiure nuaniana. Restituisci al tuo prossimo quello che hai tolto. Io mirai unico reiana iulignaroro, mia toshirana mu. Quanto è grande il tuo nome su tutti. Fratelli e sorelle, il Signore questa sera è in vena di guarire e di convertire, perché la guarigione viene da Lui e la conversione viene da Lui. Lasciamoci convertire dal Signore e lasciamoci guarire da Lui. Ecco, tu avevi un dolore ai fianchi, adesso non ce l'hai più. Alza la tua mano e grida: Signore, ti ringrazio perché il dolore che aveva al fianco io più non ce l'ho. E questa persona, ci sono due persone che avevano rabone ai reni e dolore fitta ai reni. Adesso queste due persone non sentono più né rabone né trafittura ai reni. Sono pregate di alzare la mano, di identificarsi. Grazie Signore Gesù. Un dolore di trafettura al petto, una qui proprio al centro e l'altra dalla parte del cuore. Adesso queste persone non sentono né trafettura al centro del petto né dalla parte del cuore. Chi sono queste due persone? Grazie, grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Tu eri mesta, donna che sei qui nascosta, adesso il tuo cuore sobbalza perché ti senti colpita da Dio, perché il Signore si sta prendendo cura di te, ti credevi abbandonata e adesso ti senti come presa dal Signore. Sono io che ti ho preso, donna che sei in mezzo alla folla. Se vuoi alzare il tuo braccio, se vuoi dire viva me, a voce viva il tuo grazio, dille pure. C'è una persona che è andata a Milano per un tumore alla testa, il Signore tocca e il tumore si ferma. Grazie Signore Gesù, alleluia a te.
Signore, noi ti ringraziamo perché scendi nel nostro cuore. Scendi, Signore, nella nostra vita e cambiala. Signore, ti chiediamo di essere annunciatori integrali del tuo messaggio di salvezza. Quando io sono venuto in mezzo a voi, ho predicato Gesù crocifisso e risorto. Signore, fa che noi predichiamo Gesù morto e risuscitato. Io ero vivo sempre. Io ero morto e sono tornato in vita. Signore, tu il vivente sei morto e sei ritornato in vita. Questo noi vogliamo predicare. Fa che noi non basiamo la nostra predicazione spicciola su argomenti suggeriti dalla sapienza umana, ma predichiamo Cristo, Cristo crocifisso e risorto dei morti. Qui è la vera sapienza. O Signore, noi ti chiediamo di vivere sotto le tue ali, sicuri, perché noi non possiamo vacillare stando sotto le tue ali. Signore, noi siamo come circondati da baluardi quando noi viviamo in te. Signore, proteggi questo popolo, proteggi queste nostre famiglie, perché illuminate da te camminino nella tua luce. Ti ringraziamo intanto, Signore, di quello che tu stai operando. Ti ringraziamo perché stai dando la vista a una donna cecusiente che è qui in mezzo all'assemblea. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando l'utero fibromatoso di una persona. Essa crede di avere un tumore e non c'è tumore. C'è un fibroma che si addolcisce e sparisce. Ti ringraziamo, Signore, perché una leucemia si ferma e si ferma un'emorragia. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando il polmone di una persona e stai guarendo un ragazzo da leucemia. Ti ringraziamo, Signore, perché stai consolidando le gambe di diverse persone, stai toccando la colonna vertebrale di due persone. Grazie, oh Signore Gesù. E adesso consolida la nostra fede in te, consolida la nostra carità tra di noi, perché nella fede in te, nella carità tra di noi, che noi possiamo partire di qui annunciatori di una vita nuova, della vita dei risorti. Alleluia. Alleluia.